valutare e per individuare le problematiche relative alla situazione. Quindi parleremo anche questo incontro pubblico, parleremo sia delle questioni legate alla politica e alle politiche, sia alle questioni legate invece anche soprattutto a quello che ci potrà essere in futuro. Si parla di una data successiva al 20 di ottobre, non è ancora stata confermata, anche perché siccome la senatrice Cesa c'è anche vice sindaco, l'agenda del vice sindaco è piuttosto complessa, per cui nel momento in cui si libererà una data verrà comunicata. Mi è stato detto appunto che sarà l'ultima settimana di ottobre pomeriggio, comunque appena un po' di informazioni le comunicherò. Ripeto, è una iniziativa che faremo congiuntamente con il Consiglio di 9 e la scuola urbanistica, e il tema evidentemente è quello di Provincia. Penso di essere molto chiaro, vi ringrazio. Presidente Lucci. Grazie, buonasera. Due cose. La prima è per ricordare che l'11 settembre del 1973 il golpe militare appoggiato dagli Stati Uniti rovesciò il governo Allende fino al suo assassinio, e ieri, l'11 settembre 2013, sono trascorsi 40 anni da questo assassinio che ha portato a una dittatura che è durata un po' di tempo, dove cittadini, donne, uomini, bambini sono stati ammazzati tragicamente. Molti sono scomparsi e poco si è saputo della loro causa. Quindi credo che sia importante ricordare questi avvenimenti, soprattutto in un momento particolare dove il mondo sta attraversando, sta vedendo una serie di conflitti in essere che di volta in volta vanno anche a peggiorare le condizioni di vita di chi riesce a sopravvivere. Ovviamente c'è uno sterminio poi della popolazione civile che non c'entra con i poteri forti che vogliono appropriarsi dei territori per interessi di materie prime o che mancano dal punto di vista strategico della collocazione. E soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, che in un momento dove particolare, dove un governo si sta prestando col voto dell'altro giorno a modificare la Costituzione nata dalla guerra di liberazione, quindi dalla Resistenza, rischia di essere svuotata nei suoi fondamenti, rischia di essere messa in discussione, stravolta completamente, quindi anche far venire meno il costo pagato per liberare il nostro paese e dare una costituzione democratica come la nostra, tra l'altro la migliore costituzione che esista sul pianeta. Quindi credo che sia importante che ci siano delle riflessioni rispetto allo scenario politico mondiale e rispetto anche ai eventi di guerra che in questi giorni abbiamo assistito, dove gli americani continuano e vorrebbero ancora aprire un altro conflitto in Italia. Ecco, credo che su questo le forze democratiche, le forze antifasciste, le associazioni, i comitati, i cittadini che vogliono che la nostra Costituzione non venga stravolta, che cessino le guerre nel mondo, si debbano organizzare e ribellare a questo macro predominio economico e di potere militare che alcuni paesi occidentali vogliono imprimere. E credo che sia opportuno che le due navi mandate dal nostro governo tornino indietro il più presto possibile. Detto questo, volevo intervenire anche in merito a quanto accaduto in questi giorni nella nostra zona.
e mi riferisco a quanto è avvenuto alle ex docce comunali, dove dei ragazzi, delle persone adulte, insomma, hanno occupato abusivamente e illegalmente uno spazio del comune di Milano, uno spazio che la nostra zona avrebbe dovuto, o comunque si è avviato un percorso perché la nostra zona quello spazio lo assegnasse ad un'associazione o comunque ad altre realtà attraverso un bando in modo tale da poter riaprire questo spazio. Come Rifondazione Comunista, come comunista, sono sempre stato contro ogni tipo di occupazione, ogni tipo di scelta illegale che si compie nella nostra città, ma non solo, e ritengo che anche questo sia stato un atto sbagliato, ma è evidente che la disperazione di mancanza di spazi sociali dove poter svolgere delle attività sociali, dove potersi relazionare con la cittadinanza, spazi che vengono sempre meno, porta ovviamente alla disperazione per la ricerca di spazi per i giovani, per la cultura, il sociale e quant'altro, a trovare loro degli spazi e obbligare giustamente l'amministrazione comunale ad aprire un confronto su quelli che sono questi spazi e per il loro utilizzo. Ecco, io penso che la mia posizione non cambia rispetto a quello che è il mio essere, ma io credo che sia opportuno che rispetto agli eventi che si sono svolti nella città, questa amministrazione, se veramente vuol dare un cambiamento, un segnale di cambiamento rispetto al passato, deve aprire obbligatoriamente un confronto serrato con queste realtà, perché queste realtà è giusto che abbiano degli spazi. E quindi io credo che il Consiglio di zona e l'amministrazione in generale debba aprire già da domani, perché ieri era tardi, già da domani un confronto con queste realtà. Io conosco persone che hanno fatto questo atto, da una parte ribadisco, ma credo che sia giusto che venga portato alla luce quello che è integrato e quelli che sono gli spazi abbandonati, per aprire proprio un confronto e assegnare a tutte le associazioni del territorio gli spazi perché si possano vivere e si possano tenere accese delle luci di aggregazione. Ecco, io credo che noi dobbiamo avere un confronto immediato, anche se l'amministrazione so che l'ha già fatto, è già pronta ad intervenire con queste persone per ragionare intorno a un tavolo, e quindi credo che sia opportuno che anche noi come zona abbiamo un primo incontro con questi ragazzi, con queste associazioni, comunità che vogliono giustamente gestire degli spazi comunali per fare delle attività sociali di aggregazione. Grazie. Consigliere Ferreri. Sì, grazie, buonasera. Buonasera Presidente, bentornata. Buonasera colleghi. Allora, questa ringrazione inizio con una nota positiva. Volevo ringraziare la Polizia Locale perché è intervenuta dopo tante richieste di finanziamento, anche due dei leader portati qua dentro, quindi anche i consiglieri hanno fatto la loro parte, nella zona in cui per anni i cittadini stanno soffrendo questo grave degrado sia ambientale che sociale. Ringraziamo questi vigili, ringraziamo i GISA di Milano perché nel weekend passato hanno fatto veramente un buon lavoro. Mi aspettavo dal Presidente che magari ci raccontasse un po' nei dettagli anche quello che è avvenuto, quindi le grosse quantità di birra, quello che è stato sequestrato, tutti i dati che la Polizia Locale penso che abbia fornito al Presidente. A me per ora non è arrivato nulla, però vabbè, arriverà con tutti noi. Comunque io, ecco, un dato positivo è che qualcosa spero stia cambiando, almeno sotto un profilo del rispetto
Allora, perché punti che ha di Milano? Quindi grazie sentito alla polizia locale del comune di Milano. Invece poi devo nota dolente, e oggi la presentiamo come interrogazione scritta, la richiesta delle riscontro alle interrogazioni che i consiglieri presentano. Vado a leggere questa interrogazione, premesso che è prerogativa del consigliere di zona presentare interrogazioni relative alle questioni trattate o deliberate in consiglio zona 9 ai sensi del comma 1 articolo 11 del regolamento del decentramento territoriale. Valutato che l'amministrazione comunale nei settori preposti alle evasioni solleciti non tramite il consiglio di zona 9 non rispondono alle interrogazioni depositate in sede di consiglio di zona 9, impedendo di fatto ai consiglieri di zona di espletare il proprio mandato, come previsto dal comma 2 articolo 11 del regolamento del decentramento territoriale. Appurato che tale atteggiamento è in palese contrasto non solo con le norme contenute nel regolamento, ma anche con il regolamento comunale vigente che regola le specifiche procedure previste per l'espletamento del mandato del consigliere di zona, per tutto quanto non espressamente previsto dai regolamenti interni zonali. Si chiede al direttore di settore, al presidente di zona 9, al sindaco del comune di Milano e all'assessore competente di verificare tali anomalie e di informare con urgenza i consiglieri di zona 9 in merito alle motivazioni per le quali non vengono osservate le norme citate dai regolamenti comunali e zonali vigenti. Al presidente del consiglio di zona si richiede cortesemente risposta in forma scritta al quesito. L'abbiamo firmato tutti noi il consiglio di zona 9, credo che alcuna di queste credo che questa questione sia cara a tutti noi consiglieri, perché come ripeto da diversi mesi è importante che ci sia una risposta da parte del comune. Però ahimè che non sia una risposta come quella che mi è giunta oggi, lo voglio dire quattro di voi perché poi andrà anche alla stampa. Noi abbiamo deliberato in via Giolli qualche mese fa una mozione presentata dal nostro gruppo che chiedeva la messa in sicurezza della via. Ebbene, a luglio, a fine luglio, è stata messa in sicurezza la stessa via, sono stati installati 5 dissuasori. Io ho chiesto poi al comune perché non ho avuto una risposta, un riscontro. Mi è giunta oggi, datata 9 settembre, dove vi leggo l'ultimo pezzetto, dove l'assessore Maran ci dice: nel merito della delibera in oggetto, che richiede la messa in sicurezza della via Giolli, effettuata l'analisi incidentale, si comunica che dal 2003 ad oggi, secondo il database della polizia locale, sono stati rilevati 7 incidenti che hanno interessato il tratto rettilineo della strada. Tali eventi riguardano in modo predominante urti con veicoli in sosta. Nel corso di tali eventi si è registrato un solo ferito. A seguito di tale situazione, con nostra precedente nota, si propone l'apertura di una connessione tra via Giolli e via Fulvio Terzi, in modo da realizzare un circuito a senso unico, limitare gli eventi incidentali descritti e recuperare spazi in sosta in linea. L'inserimento della proposta nel database, atto a definire la priorità degli interventi, stante il bassissimo livello incidentale, la collocava tra gli ultimi posti. Quindi in definitiva il settore diceva che questa richiesta non era una priorità e quindi veniva collocata negli ultimi posti. E conclude: data infine la presenza di unità di abitazione nelle immediate vicinanze alla strada, in conseguenza ai possibili effetti acustici, non si ritiene opportuna la collocazione lungo la strada di dossi rallentatori. Ebbene, se queste sono le risposte che ci devono pervenire, cari colleghi, ma noi con chi stiamo facendo politica? Con un comune che ti dà una risposta e poi con la mano destra mette e colloca gli dissuasori? Cioè, ma questa è già la seconda volta che mi capita, sempre con l'assessore Maran, così, in coincidenza. La prima con degli specchi che abbiamo chiesto in un incrocio, e anche lì sono stati collocati e poi con un riscontro ci è stato detto che non andavano collocati. Io chiedo al presidente: ma è serio questo agire o no? È normale che il comune di Milano, i settori escano,
installino i dissuasori e poi ci arriva una risposta del comune, dice che non vanno installati. È due mesi che sono giù, ma me lo volete raccontare come si lavora? Quindi chiedo, noi le vogliamo le risposte, ma speriamo siano risposte coerenti con quello che poi sul territorio viene fatto. Grazie. No, sì, sì. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente, bentornato. Volevo segnalare un fatto positivo tra tanti fatti negativi di questa amministrazione, che è stata prontamente dato riscontro a una mozione che ho presentato con una delle vacanze relativa al marciapiede di Piazza Italia 2-4. Oggi hanno iniziato finalmente i lavori, questo ha un grande beneficio da parte di chi siede in quella zona. Si attende ora che anche la mozione che io ho presentato relativo all'incrocio stesso di via Piero Alberto Pinelli con Piazza dei Nani venga dato riscontro quanto prima, così che i cittadini della zona di Cocca possono essere maggiormente garantiti nella loro sicurezza. Grazie. Grazie vicepresidente Loconso. Buonasera a tutti, volevo solo relazionare che ho avuto notizia che oggi i bambini della bussola entrati nella scuola hanno avuto modo di utilizzare i bagni tutti completamente rinnovati e che nei prossimi mesi, come già confermato, verrà aperto il cantiere per la sostituzione dei serramenti e per il rifacimento della facciata. Quindi tutto prosegue come da programma. Purtroppo il cantiere sarà aperto per quanto riguarda le finestre e la facciata durante l'anno scolastico, ma si tratta di interventi che possono essere eseguiti quasi completamente dall'esterno oppure vuotando un'aula alla volta per pochi giorni. Grazie. Grazie, consigliere Belli. Capogruppo Vigarò. Sì, allora, faccio un'interrogazione, presenza di grossi topi, piazza Emilio Alfieri, Bovisa Ferrovia Nostra. Relativamente a quanto in oggetto, segnalo la presenza di un numero copioso di topi che si spingono fino alla fermata dell'autobus 82 sulla piazza antistante alla stazione Bovisa delle Ferrovie Nord. Auspico un intervento dedicato a risolvere il problema prima che assuma proporzioni significative e preoccupanti. Capogruppo. Capogruppo di testa. Capogruppo Melone. Scusate, per cortesia, se lasciate intervenire la capogruppo Melone, grazie. Mi hanno chiesto, Presidente, di via De Castiglio, notizie sulla fine dei cantieri dei lavori stradali che sono iniziati alla fine dell'anno scorso e stanno andando avanti ancora nel tempo. La strada viene chiusa sistematicamente un giorno sì, un giorno no, e non ci sono aree per i posteggi. Quindi la richiesta è di chiedere ai responsabili del cantiere quali sono i tempi certi per la fine dei lavori. Consigliere Bella. Grazie Presidente, volevo intervenire per fare due segnalazioni. La prima è verbale, si tratta di una nuova colonia di topi che gira dalle parti di Mia Mafuci. È la stessa? Non lo so se è la stessa che si sposta, però c'è una forte presenza di topi anche in zona Mia Mafuci, nei due parchi adiacenti al Piero. Non sono lì, ci sono topi. Per cui sarebbe necessario intervenire con la deratizzazione pesante.
La seconda invece riguarda il sottopasso veicolare di via Stesani, era una situazione di pericolo abbastanza preoccupante perché nonostante la recente realizzazione si presentano dei distacchi, delle copertine sopra il muro di protezione del sottopasso vero e proprio. La leggo. Con la presenza si segnala uno stato di pericolosità riguardante le comunità di persone e per la circolazione dei mezzi. Il problema si evidenzia nel tratto dei controviali del sottopasso veicolare di via Stesani. Il muro con la funzione di parapetto, la delimitazione della discesa, presenta un ammaloramento preoccupante. Nonostante la recente realizzazione della struttura, le copertine poste a riparo della parte di muratura verticale presentano dei stacchi, come testimoniata dalla fotografia scattata in questi giorni. La pericolosità non è nei controviali, ma soprattutto nella parte in cui si scende, perché se per caso un pezzo di copertina cade su una macchina, non può andare. Considerando lo stato dei luoghi, dell'intervento, la frequentazione, soprattutto veicolare, si chiede che il Presidente del Consiglio di zona segnali tempestivamente la situazione di grave pericolo, si faccia garante attraverso la commissione preposta e il reparto NUIR dell'intervento immediato e del controllo di tutto il parapetto per stabilire eventuali altre situazioni di pericolo. Si chiede risposta scritta e reso conto della verifica. E poi volevo fare una nota qui un pochettino polemica sulla commissione che ci sarà domani sera e vista l'occupazione del fabbricato ex Loci di Via Livigno, essendo non più disponibile perché occupato, forse è il caso che venga sospeso il bando. Non sono sicuro di quello che ha detto il Presidente Tucci su un'apertura di un tavolo, perché comunque sono contro qualsiasi tipo di occupazione, soprattutto se l'immobile e questi immobili stanno andando a bando per le associazioni, per cui è una situazione abusiva e Presidente, se mi ascolta, chiederei che intervenisse tempestivamente per farlo liberare e per poterlo mandare a bando e assegnarlo a un'associazione che gli faccia una giusta richiesta. Grazie. Presidente Senesi. Grazie Presidente, una segnalazione in merito alla sicurezza di via 4. Già segnalato e già con la Presidente abbiamo impegnato una ricerca alle forze dell'ordine per quanto riguarda la sicurezza del giardino antistante, però a questo si aggiunge il fatto che all'inizio dell'anno scolastico all'interno del giardino interno della struttura sono stati rinvenuti pezzi di vetro scritti sui muri e proprio vicino alle classi all'entrata proprio della scuola. Questo è un rumore che potrebbe essere una dall'incursione che è conseguenza anche della situazione di questa sicurezza di tutto un giardino caratterizzato, che spesso viene segnato nei muri. Quindi segnalo che c'è stata questa incursione all'interno della scuola. E poi volevo chiedere se il Consiglio di zona può valutare l'opportunità di far apparire nelle scritte per i parcheggi a pagamento nelle vie dell'isola la specifica che è possibile per i residenti parcheggiare nelle strisce blu. Questo perché in scarsità di parcheggi nella zona dei cantieri sarebbe utile aumentarlo ai cittadini che forse non ne sono totalmente a conoscenza. Grazie capogruppo Indovino. Grazie Presidente, ma solo per, anche se ovviamente stasera non c'è perché come abbiamo visto tutti ha dato le dimissioni, ringraziare, spero che ci sarà modo che qualcuno glielo riferisca, ringraziare il consigliere Simone Bertoli per il lavoro sempre corretto che ha svolto all'interno di questo consiglio, pur con qualche assenza. Ovviamente gli facciamo gli auguri, poi gli scriverò domani di persona
per la sua vita, per l'impegno che porta ad avere un lavoro e una famiglia con quattro bambini, e quindi lo ringraziamo anche per la correttezza che ha dimostrato e per l'onestà intellettuale che ha dimostrato lasciando il seggio che ha conquistato e lasciando spazio invece a chi subentrerà al suo posto. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, volevo fare una segnalazione. Avevo già fatto uno 4-5 mesi fa, Presidente. Mi hanno segnalato i cittadini ancora che la scala che porta dalla stazione della Bovisa, in via Assetta, è completamente piena di guano, di piccioni. Qua i piccioni da una parte non stanno perché c'è la legge metallica, dall'altra parte la scala è sempre aperta, lì purtroppo è una colonia estiva, invernale, autunnale, primaverile di piccioni. È una cosa schifosa, ho visto le fotografie in chiesa, poi le manderò. Vediamo di segnalarlo ancora alla autorità competente. E mi hanno segnalato anche che l'ascensore, adesso non so se poi destra o sinistra, è apparentemente fermo perché non funziona bene. La ringrazio. Grazie. Non ci sono più interventi, do una comunicazione, poi sarà mia premura inviarvela tramite mail dal settore. Dal direttore centrale sport, benessere e qualità della vita relativamente al centro Iseo. Gentilissimi, sono finalmente in grado di fornirvi le tempistiche sui lavori in programma presso il centro sportivo Iseo comunicate da Milano Sport. Ristrutturazione pala Iseo, primo lotto, la parte quindi non interessata dall'incendio, data inizio cantiere 30 novembre 2013, data fine cantiere 27 febbraio 2014. Ristrutturazione pala Iseo, secondo lotto da definire. Ristrutturazione piscina, data inizio cantiere 13 aprile 2014, data fine cantiere 11 agosto 2014. Ristrutturazione impianto, campo da calcetto, data inizio cantiere 3 ottobre 2013, data fine cantiere 2 dicembre 2013. Ristrutturazione impianto, campo da calcio 11 e rugby, data fine cantiere 20 ottobre 2013. I lavori sono iniziati adesso a settembre. Passiamo alla nomina degli ascoltatori, consigliere Luzzi, consigliere Fregoni e consigliere Rossi. Abbiamo da ratificare Luzzi, Fregoni e Rossi. Avevo da ratificare il verbale numero 85. Lo diamo per ratificato. Passiamo ai punti all'ordine del giorno. Come vi ha comunicato quest'oggi, il consigliere Bertoli ha rassegnato le sue dimissioni e di conseguenza automaticamente il punto numero uno viene stralciato. Come sapete le dimissioni sono irrevocabili e hanno efficacia immediata. Passiamo quindi al punto numero due, parere relativo al regolamento comunale delle commissioni mensa, e della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa. La parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Lo Consolo. Grazie. Innanzitutto desidero chiarire una cosa, nella relazione sono stati inseriti solo i punti di discussione relativi al regolamento. Quelli che sono gli altri suggerimenti e le altre considerazioni sul servizio, per esempio quelle relative alle modalità di comportamento di Milano Ristorazione in caso di sciopero o di assemblea sindacale con la fornitura del pasto freddo, saranno oggetto di discussione a parte e potranno dar luogo a una delibera a parte e ce ne occuperemo in una delle prossime sedute di commissione. Onorevole Consiglio, le commissioni educazione e decentramento, riunitesi congiuntamente il giorno 4 settembre 2013,
hanno preso in esame la richiesta di parere in merito al regolamento comunale delle commissioni mense e della rappresentanza cittadina delle commissioni mense, pervenute dall'amministrazione centrale settore educazione e istruzione. Tale regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali per la ristorazione scolastica, è proposto dal Comune di Milano per istituire e disciplinare le commissioni mense e la rappresentanza cittadina delle commissioni mense. Chiarisco che non sono nuove istituzioni, entrambe le cose erano già esistenti, ma diciamo lavoravano senza un quadro normativo. Questo regolamento va a fornire un quadro normativo preciso entro cui muoversi. Gli obiettivi che si propone sono quelli di consentire la creazione di un sistema reticolare che preveda l'istituzione delle commissioni mense in ogni istituto comprensivo statale, in ogni unità didattica, eccetera. Il parere che si esprime è favorevole, con alcune osservazioni che riguardano aggiunte al regolamento, per esempio nell'elenco dei luoghi che possono essere soggetti a verifica e controllo si aggiunge qualsiasi nuovo eventuali nuovi futuri centri specializzati di produzione del gestore di servizio. Questo perché se il gestore di servizio, oltre al panificio, decidesse, che so, di aprire un pastificio, anche questo pastificio dovrebbe essere soggetto a controllo. Vi è poi da aggiungere la verifica dell'orario di distribuzione del pasto, una cosa che spesso dà luogo a non conformità, in quanto se il pasto arriva frequentemente con grave ritardo crea dei problemi anche allo svolgimento dell'attività didattica, perché i bambini mangiano con ritardo e quindi riprendono le lezioni con ritardo. Anche la verifica delle modalità di pulizia e sanificazione del refettorio in conformità della dotazione di pulizia fornita alle addette. Poi si è deciso, diciamo, siccome nel regolamento era previsto solo due possibilità di essere eletti, solo due elezioni consecutive alla rappresentanza, abbiamo indicato la possibilità di ricandidarsi dopo un'elezione di sospensione. Infine abbiamo aggiunto il punto riguardante i corsi di formazione. I corsi di formazione per i genitori sono sempre stati fatti e quindi probabilmente in questo regolamento sono una pura dimenticanza. Li fornisce l'ASL, sono un servizio gratuito e quindi è bene che siano previsti. Per il momento non ho altro da dire, dopo i vostri interventi fornirò gli eventuali chiarimenti necessari. Grazie. Grazie, capogruppo La Terza. Grazie Presidente, bentornata. E volevo fare un'osservazione a questo regolamento. Va bene, diciamo, la cosa positiva è che finalmente venga emesso dal Comune di Milano un regolamento mensa. Come avevo avuto modo di sottolineare in commissione, la cosa che ovviamente non proporrò neanche un emendamento, perché nel senso è inutile proporre l'emendamento quando se le idee non ci sono già in partenza, se non siamo concordi, visto che mi sembra esagerato, no? Da parte di, alla fine di, non so, di un assessorato, di comunque voglio dire consiglieri comunali, persone che lavorano, insomma, hanno delle cariche pubbliche, politiche, che si vada a puntualizzare, no? Il numero di mandati che un genitore che fa parte della rappresentanza della mensa, cioè si va, no, la Presidente, no. C'è, la mezza.
è mezz'ora. La presidente chiama. Quindi dicevo che mi sembra assurdo, cioè veramente mi sembra proprio prendersela con i più deboli, perché sappiamo benissimo che chi ha fatto parte, insomma, chi bazzica nel mondo della scuola, delle rappresentanze dei genitori e via discorrendo, sa benissimo che è un sacrificio enorme farne parte. Quindi non si capisce perché chi va a emettere questo regolamento vada a limitare la rappresentanza cittadina di un genitore all'interno delle commissioni mensa. Personalmente mi sembra assurdo, cioè non ce l'ha. Forse il sindaco ce l'ha per due mandati, ma nessun consigliere comunale, nessun consigliere di zona, nessun consiglio d'amministrazione di Milano Ristorazione stessa, a nessuno viene posto un limite di questo tipo. Lo si va a mettere ai genitori. Ovviamente non sarò lì neanche a proporre l'emendamento, perché so benissimo che a nessuno importerà niente a avallare questa idea, però secondo me è proprio da contestare in toto il fatto che venga posto un limite ai mandati della rappresentanza cittadina nelle commissioni mensa. Presidente Santoiello. Grazie. Allora, io confermo il dubbio sorto dalla signora Latenza, perché l'esperienza vuole che sono più i rappresentanti che si dimettono di quelli che si vogliono candidare e vogliono partecipare alla rappresentanza, perché comunque è un ruolo che occupa tanto tempo, tante energie, e sicuramente se passa questo regolamento non saranno rappresentate tutte le zone all'interno della rappresentanza. Grazie. Consigliere Luzzi. Oh, grazie Presidente. Io volevo chiedere maggiori elucidazioni in merito alla premessa fatta dalla Presidente Locuso sul fatto di trattare a parte la tematica relativa alla somministrazione dei pasti freddi durante lo sciopero di una ristorazione o del personale della comunale, perché qui stiamo trattando di quelle che sono anche se trattando tra i punti del regolamento di quelle che sono le competenze all'interno della commissione mensa, e tra le competenze a me piacerebbe che chi ha questo compito all'interno della commissione mensa di vigilare vigili anche sul fatto che bambini di età da 1 a 3 anni o anche da superiore vengano alimentati in maniera sana e rara, tutelino e vigilino sul diritto alla salute di queste persone. Per cui non capisco perché la trattazione deve essere fatta. Io, se c'è la possibilità di trattarla adesso, proporrei un emendamento, cioè appunto chiedendo la possibilità da parte della commissione mensa di vigilare affinché bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, mettiamo la fase dell'asilo, anche durante gli scioperi possano comunque essere alimentati con il pasto caldo, perché credo che sia, al di là di quelli che sono giustamente i diritti sindacali, bisogna anche contemperare il diritto sindacale con quello che è il diritto alla salute, a maggior ragione se la salute è a tutela di soggetti deboli, cioè bambini di età 3 anni. Per cui mi sembra un punto fondamentale e non ravvedo la ragione per cui debba, in questo punto qua, debba essere trattato a parte. Mi sembra anzi che sia un punto su cui la sollecitazione da parte dei cittadini debba essere forte, perché fin adesso abbiamo visto che in ottemperanza alla legge, perché in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di lavoro, durante gli scioperi non viene fornito un pasto caldo. Però mi sembra francamente una roba raccapricciante, che ho testato anche ai danni fatto di appunto di subire dei danni da questo punto di vista solamente per tenere conto di un diritto che quello di questo caso. Ecco, volevo avere delle lucidazioni su perché la trattazione dovrebbe essere fatta in maniera separata. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Ho visto questa sera questa proposta di regolamento, avendo già gestito questa negli anni passati, non era strutturata di questa, quindi non l'avevo, secondo me, fatto bene a mettere un regolamento per poter definire bene i paletti che ci sono.
però la perplessità, come diceva prima il consigliere 5 Stelle Terza, è sull'articolo 20, perché noi dobbiamo fare un regolamento che vada bene per tutti, non un regolamento sulla percezione che la gente si dimette e quindi c'è poca gente che va all'interno del comizio di mese, quindi bisogna mettere anche una specie di regolamento che permette di passare questa fase. Non è moralmente giusto, perché come veniva raccontato a livello sia comunale che provinciale che regionale rispetto ai presidenti, tutti possono candidarsi ogni volta, e secondo me, siccome giustamente, come sapete all'inizio, si è fatto il regolamento per allora, se facciamo il regolamento di massima, bisogna tenere conto di tutte le varianti, non bisogna fare un regolamento sull'empatia del momento, perché in precedenza ho fatto una cosa recente. Questo regolamento, secondo me, deve garantire a un cittadino di candidarsi quanto vuole, quante volte vuole, non perché dobbiamo ledere la libertà di un cittadino che non possa candidarsi, ma come per un principio di libertà personale della persona che vuole fare. Se poi all'interno di questo un cittadino che si è messo dentro non riesce a garantire la presenza per n volte, allora lì si attuerà una specie di decadimento del cittadino invariabile e in forza di altre questioni. Quindi io propongo, il lavoro fatto è un lavoro egregio, si è messo la norma tutto qua, propongo al Presidente, non so se non farà mai, di accettare di eliminare l'articolo 20, di lasciare le cose così come stanno, senza mettere un vincolo da parte della possibilità dei cittadini di partecipare attivamente. Ma santo Dio, abbiamo bisogno di gente che fa politica e si mette dentro nelle istituzioni. Se noi cominciamo a limitare i cittadini, dice no, tu stai fermo un anno, poi ripeti il prossimo anno, cioè non stride con la realtà. Grazie. Grazie Presidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto non c'è nessuna pregiudiziale da parte mia, possiamo anche dichiarare che chiediamo l'abolizione dell'articolo 22, mettendo che non si può limitare la ricandidabilità all'interno delle commissioni mense. Il ragionamento fatto dal Comune immagino fosse quello di garantire un po' di alternanza, perché non si tratta di, e chiarisco, si tratta solo all'interno della rappresentanza cittadina, cioè di quei due per ogni zona che vanno a comporre il gruppo dei 18 che gestiscono la rappresentanza di tutta Milano. La persona che dopo 4 anni di mandato non può più fare il rappresentante cittadino può per 2 anni tornare a fare il commissario mensa e poi dopo 2 anni ritornare. Però se per voi questa cosa non va bene, noi come osservazione facciamo un emendamento e mettiamo, adesso proviamo due parole, esatto, per dire eliminare il limite di ricandidabilità per la rappresentanza. Per quanto riguarda invece la questione proposta dal consigliere Luzzi, la commissione mensa ha già in pieno le possibilità con la rappresentanza di andare al tavolo a discutere questo tema. Cioè, se ci fosse un articolo che dice la commissione mensa può discutere di questo, quest'altro, quell'altro, quell'altro e del cibo e del pasto fornito in caso di sciopero, allora d'accordo, manca quell'articolo e noi lo aggiungiamo. Ma siccome la commissione mensa, in commissione mensa e la rappresentanza sarà il referente su tutto il tema mensa,
sarà compito dei genitori proporre alla rappresentanza di zona della commissione mensa questo problema e chiedere di discuterlo, di trovare una soluzione differente, se esiste, per la questione del... Non c'è, cioè quello che intendo dire è che questo è un regolamento che disciplina esclusivamente, non è il contratto di servizio tra Milano Ristorazione e il Comune, non disciplina perciò quelli che sono le derrate, i pasti, le modalità di servizio, se dare il pasto in un certo modo o in un altro, cosa dare, disciplina solo il modo in cui vengono istituite le commissioni mensa e la rappresentanza cittadina delle commissioni mensa. Come vedete non c'è un articolo che riguarda le modalità di servizio dei pasti o che tipo di cibo va privilegiato o escluso. Tutto ciò sarà competenza delle commissioni mensa e della rappresentanza cittadina discuterlo con il gestore di servizio e con il comune. Quindi ecco perché non ho aggiunto, non avrei neanche saputo dove collocarlo all'interno del regolamento, un articolo che parla del fatto che le commissioni mensa si debbano occupare del tema del pasto caldo durante gli scioperi e l'assemblea sindacale, proprio perché non ha titolo all'interno di questo regolamento. Grazie. Consigliere Luzzi. Semplicemente perché per replicare quello che lui ha detto Presidente del Comune. Ed ecco però all'articolo 4 che viene aggiunto verifica dell'orario di distribuzione del pasto. Cioè, su alcuni punti è vero che è una delle competenze specifiche, però si può chiedere che cos'è, quali sono i poteri che può fare la commissione. Tenendo conto il fatto poi che, come lei ha detto, il fatto di segnalare che il pasto caldo o che questo problema qua non l'ha impedito la commissione, però dato che il tema si verifica e dato l'importanza del problema, io credo che non ci sia nessun problema ad aggiungere, vediamo dove, la possibilità invece di, sul punto, di tenere in considerazione, ma anche in maniera generale, una corretta, verificare che venga non so, somministrata una corretta alimentazione a bambini di età inferiore, in età da 1 a 3 anni. Cioè, una formula la troviamo, però il punto è che non si può pensare che così com'è la situazione non vada a, come dire, a danno di una sana alimentazione di bambini, perché così com'è configurata adesso, le assicuro che invece ci sono dei gravi danni per i bambini, perché una volta sciopera Milano Ristorazione, l'altra volta sciopera il personale del Comune di Milano, tra uno sciopero e un altro, intanto i bambini di un anno si bevono il biscottino e il latte freddo, arrivano a casa con le conseguenze gastrointestinali che vi lasciate immaginare. Per cui voglio dire che sul tema bisogna essere molto attenti invece. È vero che non possiamo dire che è una comunità specifica su questo punto qua, ma sul punto sollevare la possibilità che si ponga attenzione a questo aspetto invece secondo me si può fare. Tanto più che, come ripeto, viene detto di aggiungere verifica dell'orario di distribuzione del pasto, per cui nella misura in cui si dice verifica orario di distribuzione del pasto si può anche mettere verifica dell'orario, verifica della distribuzione del pasto caldo durante gli scioperi di Milano Ristorazione o il personale comunale. Non so se mi sono spiegato o se sono chiaro o no. Magari non ho capito. Grazie Presidente, io capisco perfettamente, nell'ambito delle verifiche della qualità del pasto, perdonatemi, c'è il capogruppo La Terza, vuole rispondere prima lei? Allora, no, scusate, un po' di ordine, allora, la discussione era chiusa con, come prevede il regolamento, la Presidente Lo Consolo che ha tratto, diciamo così, le sue valutazioni.
Il regolamento prevede una replica anche di un consigliere che è già intervenuto, qualora non fosse chiaro quello che è stato espresso da chi ha chiuso la discussione. Non è che riapriamo la discussione che è stata chiusa, perché ogni consigliere sa più o meno quello che deve dire, lo dice e poi la discussione si chiude, perché altrimenti si riapre la discussione. Quindi chiedo cortesemente ai consiglieri che si sono iscritti a parlare, che già sono intervenuti, il motivo, diciamo, per cui vogliono riintervenire, visto che la situazione, diciamo, la discussione si è chiusa con l'intervento della Presidente. Consigliere La Terza, per un emendamento, un'osservazione? Sì, sì, volevo praticamente comunicare che, visto appunto il parere positivo di De Lorenzo e di Santoiemma, volevo proporre l'emendamento con il secondo oggetto, modifica articolo 20 regolamento commissione mensa, tenendo presente che ovviamente quello che noi raccogliamo qui sono delle osservazioni al regolamento, quindi modificare l'osservazione articolo 22 con l'osservazione nessun limite alla rinnovabilità della carica di mandato della rappresentanza cittadina. Questo era, diciamo, l'emendamento che sto proponendo. Consigliere Santoiemma, grazie. Non trovo il punto riguardo la possibilità di verificare la temperatura dei cibi. No, ma allora qualcosa che non c'entra con il passo di sciopero, parlavo nel caso in cui centri di cucina sono lontani dalle scuole, che è la possibilità ai genitori di verificare se è possibile la pasta. Presidente Loconso, avevo concordato con il gruppo La Terza, avevo concordato, anzi gentilmente il consigliere De Lorenzo aveva chiesto di presentare un emendamento in cui semplicemente abolivamo l'articolo 20/2. Se lei preferisce, mettiamo invece sostituire con nessun limite. Come sì, perché comunque insomma un articolo deve essere. Consigliere, lei è d'accordo? Vabbè, allora presentiamo così e accettiamo l'emendamento del consigliere del capogruppo La Terza. Per quanto invece riguarda la domanda sulla temperatura dei cibi, sono andata a verificare. Nel regolamento è riportato che la temperatura a richiesta viene misurata dall'escodellatrice. A questo punto, siccome il punto, diciamo, il punto normale, il fatto che i genitori non possano accedere, diciamo, alle termiche, misurare loro, anche se in realtà usavano degli strumenti a laser che non andavano a toccare il cibo, però considerato il fatto che per, diciamo, il gestore di servizio e l'ASL è un problema che i genitori si avvicinino alle termiche per verificare, considerato che le scodellatrici a richiesta devono verificare e mostrare il termometro, mi sembra che sia una soluzione di mediazione che possa andare bene e sul regolamento è riportato. Bene, allora mettiamo in votazione, sono stati presentati due emendamenti, l'emendamento De Lorenzo e l'emendamento La Terza. L'emendamento La Terza però assolve l'emendamento del consigliere De Lorenzo, quindi mettiamo in votazione l'emendamento del capogruppo La Terza che dice di modificare l'osservazione all'articolo 20,2 con l'osservazione nessun limite alla rinnovabilità della carica di mandato della rappresentanza cittadina. Thank you.
Chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 36, contrari 1, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera così come emendata. Chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 6, approvato. Passiamo al punto successivo. Numero 3, parere relativo al convenzionamento per l'insediamento del servizio di incubatore di impresa ai piani 2-3 dell'edificio Silvio Durante 39. La parola presente la commissione Luca Sisi. La Commissione Territorio, a seguito della riunione 12 settembre 2013, esaminando la documentazione tecnica, ha approvato la maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al convenzionamento per l'insediamento del servizio di incubatore di impresa ai punti 1, 2, 3 verificato sito in via Durando 39. Trattasi di un intervento di convenzionamento per l'insediamento del servizio di incubatore di impresa ai piani 1, 2 e 3 dell'edificio di via Durando 39 della Fondazione Politecnico di Milano. Visto il carattere sperimentale e la partecipazione della Fondazione del Politecnico di Milano, il finanziamento pubblico del Comune di Milano e che riguarda un settore della zona importante del quartiere della Lovisa, si chiede di valutare una modalità di partecipazione del Consiglio di zona nel percorso istituzionale di attivazione di incubatori di impresa e di monitoraggio delle attività insediate e dell'avanzamento del progetto. Voglio pertanto con questo onorevole Consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie. Consigliere Sisdei. Grazie Presidente. La mia osservazione è riguardo al fatto che il Comune si prende in carico praticamente uno spazio di 1500 metri quadri quando sta svendendo o sta dando in gestione spazi di proprietà del Comune. Cioè, stiamo vendendo l'anagrafe da una parte di via Bovisasca, stiamo dando in gestione docce, spazi docce, tutto quello che abbiamo disponibile e prendiamo in carico questi spazi nel momento in cui il Politecnico ritornerà lo spazio perché magari o sarà spostato nell'area che un giorno avremo nello spazio dell'area della goccia, oppure nei nuovi edifici che costruirà proprio in via Durando, visto che ci sono altri progetti in ballo. Quindi non capisco, avrei capito se ci fosse stato un accordo proprio per utilizzare degli spazi già esistenti e quindi rendere meno oneroso il costo di manutenzione e di amministrazione di questi spazi. Prendere dei 1500 metri quadri di SLP, dare, però questo lo prevede il PGT, dare una equivalente cubatura in un'altra parte della città dove questa impresa potrà edificare altrettanti metri quadri di SLP, mi sembra quantomeno discutibile. Soprattutto mi sembra discutibile il fatto che si chieda un parere, ma di che tipo di parere stiamo parlando? Socioambientale? Il Consiglio di zona ha dei pareri socioambientali, che tipo di parere è quello che ci hanno chiesto? Cioè, l'impatto è stato già devastante sulla Bovisa senza nessuna pianificazione dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi, del terziario. Quell'area lì è praticamente una zona morta, dalle 6 in poi non c'è assolutamente niente. Di giorno si riempie di automobili. Non capisco il parere che ci stanno chiedendo. Avessero la giunta ha deliberato di finanziare con 450.000 euro questo progetto e nella stessa delibera
ha deciso di dare altri quasi 600.000 euro per altri progetti. Non capisco perché venga a chiedere questo parere al Consiglio di zona, per mettere un sigillo e dire va bene, abbiamo il timbro della zona, possiamo portare avanti il progetto, mi sembra veramente ridicolo, grazie. Consigliere Tagliavuoi. No, questa è una pratica di non facile comprensione, certamente. Allora cerchiamo di semplificarla, la banalizziamo. E cioè esiste un edificio e tale rimane. Di questo edificio, 1500 metri quadrati di SLP, per intenderci 4500 metri cubi, vengono destinati ad altro. Non si sa cosa. Cioè, si sa cosa si vorrà fare lì dentro, l'incubatore di imprese. E quindi, per norma di MTA, non Cuba. Ma dove queste andranno a ricadere, dove saranno paracadutate sul territorio del Comune di Milano, questo a noi non è dato di sapere. E neanche la norma te la chiede, per carità, di avere soddisfatta questa curiosità. Però è una constatazione di fatto. E nel far questo vuol dire andare magari incontro a quel tecnico che non sa come diversamente usare questi metri quadrati di SLP, interviene lei con un finanziamento congruo, perché 450.000 euro sono pari a 900 milioni delle vecchie lirette, e quindi sono soldi nostri, anche della Locoso, visto che è uscito della Favorevole. Ho detto che è favorevole a questa spesa del Comune. E per fare un qualcosa della cui chiarezza, la cui chiarezza è assolutamente velata. Cioè, che cosa voglia dire esattamente cubatrice di imprese è tutto da inventare, o quantomeno è tutto da spiegarci. Sta di fatto che dal punto di vista socioambientale, se l'impatto, come dire, se il giudizio della zona deve essere su come quella costruzione gioca nei confronti dell'ambiente in cui si colloca, non cambia niente, perché tale era, tale rimane. Quindi può essere un cambio di destinazione d'uso, ma su questo sì, non sembrava d'accordo, ovviamente sono più propenso a classificarlo come cambio di destinazione d'uso. La norma ne prevede l'uso pubblico, perché l'incubatore di impresa è un uso pubblico, quindi non crea standard, e non creando standard si mantiene ciò che è il computo dello standard per farlo cadere da qualche altra parte, quindi non sto qua a, come dire, a riraccontare ciò che ho già detto. Che fa? È vero che il rigoroso rispetto della norma sta dalla parte del richiedente, su questo non ci sono dubbi. E altrettanto vero che alla zona non è chiesto di verificare la rispondenza tecnica, amministrativa e giuridica della proposta con l'impianto normativo vigente, perché a questo ci pensano i tecnici del Comune di Milano. Alla zona dovrebbe interessare capire meglio che cosa si va a colocare lì dentro e essere curiosi al punto tale di voler sapere questi 4.500 metri cubi dove cavolo vanno a finire, con quale destinazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi cambierei il parere e lo respingerei con le motivazioni sopra. Gruppo Melone. Grazie Presidente. Ma anche nella discussione che abbiamo avuto in commissione, la
a caso, se non a caso nella richiesta c'è appunto il fatto che il suo episodio venga inserito in qualche modo in una condizione di poter verificare quali sono gli esiti di questa operazione che è stata finanziata dal Comune di Milano, se non ci fosse stato chiesto il parere, e quindi può essere una scelta che ha riguarda un edificio della zona che attualmente non è occupato, quindi è un edificio vuoto. Penso che mettere delle funzioni all'interno di un edificio vuoto sia comunque positivo perché può innescare un processo per cui quegli edifici lì abbandonati e costruiti possano dare il vuoto nella vita. Quindi questo è l'aspetto potenzialmente positivo. Naturalmente ci sono poi tutti quei margini di incertezza che derivano sia dalla legge regionale che prevede questo tipo di atterraggio delle cubature e non c'è nemmeno nelle norme la possibilità di verificare il vaso. Quindi si tratta di una situazione di avvio sperimentale rispetto alla quale io credo giustamente sia stato messo questa richiesta di poter verificare ed essere messi in grado di valutare nell'arco di 2 anni se questa norma si vada bene così o debba essere modificata, probabilmente così è giusto che si modifichi una norma dell'interazione. Se non ci sono altri interventi, la parola al Presidente Siri. Grazie. Ma in realtà in Commissione sono emerse tutte queste questioni che sono levate dai consiglieri che hanno stasera dato loro contributo. Noi, per la verità, come vedete nel documento della delibera, diamo un parere relativo al convenzionamento, quindi non è un parere edilizio nei confronti di un edificio che in realtà già esiste ed è stato autorizzato con separati atti provenienti da la fattispecie, quindi la richiesta che ci viene fatta è di dare un parere positivo o negativo che sia sul convenzionamento di una parte non piccola perché sono 1500 metri rispetto al complesso ovviamente molto, molto limitata. In questa parte del complesso che riguarda alcuni piani, primo, secondo e terzo, per far sì che questi piani, il progetto si eliminato attraverso la fondazione, all'interno della quale partecipa anche il Comune di Milano come socio, di attivare una serie di, come si può dire, di attività che in qualche modo abbiano a che fare con la ricerca che viene fatta dal progetto, ma dall'altra contemporaneamente di attivare le procedure e le attività economiche che generano posti di lavoro. Ora, è chiaro che sia degli imprenditori è un'idea piuttosto così complessa, però la realtà anche al di fuori di questa nazione, soprattutto nell'Europa centrale, è punteggiata di queste iniziative. In molte città, Monaco di Baviera, Stoccarda, Francoforte, nelle aree messe della Ruhr, vengono attivati questi incubatori di impresa per favorire la trasformazione delle attività lavorative tradizionali in attività di ricerca, innovazione, di tecnologia che portino anche investimenti. Ora è evidente che siamo ancora a livello embrionale di scommesse, però in realtà questo tipo di incubatore è grosso modo il fulcro su cui si basa il ragionamento che faremo probabilmente per quanto riguarda le aree della mobilità gasometra. È qui che stiamo giocando il futuro in questa parte della città. Se non pensiamo a trovare per questa città delle nuove attività produttive che generano da una parte ricchezza, dall'altra posti di lavoro e che siano compatibili con la vita cittadina, cioè che non siano fabbriche di qualità, come
dobbiamo pensare a questo tipo di attività, è una strada quasi obbligata se vogliamo, però è una strada che dobbiamo percorrere. Chiaramente questa è un'occasione, non detto che questa sia l'occasione migliore che abbiamo, in questo momento è quello che ci capita, come Consiglio di Zona, di valutare questo tipo di iniziativa che in qualche modo ha delle valenze in quanto è gestita da un ente pubblico come con il Tecnico di Milano con questa associazione. Dall'altra parte c'è il Comune di Milano che entrando nella fondazione ne fa generare investitori di soldi che effettivamente non sono pochi, i soldi che il Comune di Milano ci mette, e su questo abbiamo visto che non abbiamo potuto neanche vedere molto. Però detto questo, noi siccome appelli, mi sembra di aver capito che il Consiglio di Zona è d'accordo nel provare a fare questo tipo di prova di attivare questa iniziativa, vogliamo anche capire meglio magari il funzionamento. E nella seconda parte della delibera nel dispositivo chiediamo appunto di essere resi partecipi non tanto per l'attività di fondatore che non è il nostro compito, ovviamente non abbiamo né le competenze né dal punto giuridico alcun tipo di interesse, ma quantomeno nel processo di sviluppo e di promozione di questo incubatore di attività economiche vogliamo anche partecipare, finisco, per trovare anche eventualmente degli aspetti positivi o degli aspetti che si possono migliorare. Per cui la proposta di delibera per essere approvata è, come si dice, con beneficio di inventario, cioè vediamo cosa succede, chiediamo di partecipare all'attività che magari fra un anno, fra quando sarà, possiamo già vedere i risultati. Questo ci può servire, dico io, perché quando arriveremo a trattare tutta l'area della Bovisa Gasometri, sappiamo già magari quali sono le problematiche o alcune problematiche che possono emergere nell'identificare dei processi di sviluppo economico, soprattutto nei confronti di alcune attività di ricerca piuttosto che di innovazione. Per cui la delibera ha queste caratteristiche e per quello la Commissione ha valutato positivamente complessivamente la questione, anche se alcuni punti obiettivamente non tanto così chiari piuttosto che precisi possono magari risultare ancora dalla sua lettura. Un'ultima cosa, questo tipo di attività di trasferimento di diritti volumetrici è l'anima del piano di governo del territorio, che è una delle poche parti che non è stata modificata dalla precedente versione della strategia, perché è stata ritenuta comunque, anche questa, valida per essere sperimentata. Dopodiché valuteremo anche qui se questa possibilità di trasferire diritti volumetrici diventa un problema di gestione, probabilmente si cambierà la procedura e si modificherà la norma. Però fino a prova contraria la norma è questa e la delibera rispetta in pieno quello che è la norma. Vi ringrazio. Grazie per le dichiarazioni di voto. Premetto che il Movimento 5 Stelle non è contro le start-up o la piccola e media impresa, che dovrebbero essere invece agevolate. Crediamo però che sarebbe stato necessario utilizzare o strutture, come dicevo prima, del Comune, oppure fare degli accordi con qualche privato per utilizzare gli edifici che sono oggi inutilizzati. Quindi per questo motivo daremo il nostro parere negativo. Grazie. Mettiamo in votazione la proposta di delibera. Chiudiamo la votazione. Passiamo al punto successivo, punto numero
4, parere relativo al permesso di costruire, concernito per documentazione primaria e secondaria, sottoni, su aree di proprietà comunale, connessa alla valorizzazione del complesso residenziale denominato Jazz Tower di Mendolano. La parola al Presidente della Commissione, Luca Silva. Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenuta in data anche qui, c'è un errore, perché la data di 12 ore, la riunione 79 ha fatto un'errore di stoppa, procedo, quindi data 9 settembre 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso di costruire concernente opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri su aree di proprietà comunale connesse alla realizzazione del complesso residenziale denominato Jazz Tower di Mendolano. Trattasi di un intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione per la riqualificazione del tratto di Acamo e Bonatti, compreso tra l'intervento del complesso immobiliare denominato Jazz Tower e il ponte ferroviario di Via Giovanni Rossa, concernente la realizzazione della pista ciclabile di parcheggio da tutta la carreggiata, rifacimento dell'illuminazione pubblica e dei marciapiedi. Sentire tuttavia necessario rivedere l'immissione dalla via privata in Bonatti sulla via pubblica in Bonatti, la strada di accesso alla città, aumentando la sicurezza dell'immissione. Inoltre occorre valutare la possibilità di limitare la pista ciclabile del tratto compreso tra la via Fonte Verde e la via Trevi, in quanto manca una funzionalità della parte terminale senza possibilità di realizzare il ritorno. Conseguentemente è opportuno rivedere gli attraversamenti pedonali con il codice di via Cannero. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio trovare una proposta. No, cazzo. Senti, e questo è sì, ma c'è il pezzo ancora davanti all'ingresso. Il progetto di riqualificazione non prevedeva la pista ciclabile. Nella conferenza dei servizi tenuta 6 mesi fa circa è stato chiesto ai lottizzanti di inserire la pista ciclabile e questo è il risultato anche della richiesta del consiglio di che merito abbiamo. Grazie Presidente. Ma in realtà il parere che avevamo dato era stato negativo proprio perché non era stata messa in sicurezza l'uscita e l'entrata di via Imbonati dove si sta terminando di costruire la torre di 24 piani. Su questo non abbiamo avuto nessuna informazione a riguardo, non è stato nel progetto, non si vede assolutamente niente e credo invece sia invece un aspetto importante perché quell'uscita e quell'ingresso sono pericolosi per i pedoni che passano su marciapiedi, perché il numero di veicoli che entreranno e usciranno potrebbe essere di una certa quantità visto il numero di piani presenti nell'edificio. Non entro nel merito della pericolosità di quei tre pezzi di ciclabile monodirezionali messi uno tra via Cannero e la via dove sta avvenendo l'intervento dell'operatore e gli altri due su tra via Magellano e via Conte Verde e tra via Cannero e la stazione metropolitana. Io credo che degli interventi in cui le bici devono saltare da una parte all'altra della strada siano estremamente pericolosi. Non l'ho detto solo io ho fatto vedere anche il progetto a tecnici che fanno progetti su piste ciclabili, quindi riporto soltanto un loro giudizio, diciamo. Quello che secondo me è da valutare è la priorità che hanno questi tre pezzi di ciclabile monodirezionale rispetto alla messa in sicurezza invece dell'attraversamento, perché l'attraversamento in prossimità di via Cannero su via Pellegrino Rossi dovrebbe essere messo in sicurezza. Quello secondo me non è stato previsto e dovrebbe essere invece chiesto. Inoltre si potrebbe almeno, in sostituzione proprio dei tre pezzi di ciclabile monodirezionale, si potrebbe chiedere l'installazione di dissuasori
sul lato del marciapiedi della metropolitana, dove perennemente ci sono macchine parcheggiate, un po' come ci sono, come sono presenti gli archetti a, a sud di via Cannero, che quindi impediscono alle automobili di parcheggiare. Io quindi presento un emendamento che vi vado a leggere, quindi aggiungere dopo il terzo paragrafo: non si ritengono prioritari i tratti di ciclabile monodirezionale a sud e a nord di via Cannero, lato via Cannero e tra via Magellano e via Conteverde. Si chiede di valutare la sistemazione dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Cannero su via Pellegrino Rossi, scusate, su via Imbonati, per un passaggio più sicuro, per garantire un passaggio più sicuro dei pedoni. E si chiede infine l'installazione di dissuasori sul marciapiede lato fermata MM3 tra le vie Cannero e la fermata della metropolitana. Consigliere Verdi. Grazie Presidente. Noi ci troviamo in una posizione di non condivisione di questa pista ciclabile, soprattutto nel tratto di via Imbonati. Primo, perché farla arrivare fino a via Cannero, che è un incrocio già pericoloso perché durante la mattina è molto trafficato per la gente che arriva dalla superstrada. Secondo motivo è perché andiamo a togliere completamente i parcheggi di fianco alla fermata metropolitana, per cui che oltretutto è molto usata, come ha già detto il consigliere che mi ha preceduto, Amusei, addirittura parcheggiano a ridosso della fermata metropolitana, dove c'è la fermata del tram, dove non è consentito, e ci sono dei grossi problemi di parcheggio, anche perché non ci sono parcheggi. Siamo convinti che l'ideale sarebbe fermarsi dove adesso arriva e attraverso via Valeggio collegarsi con l'altro tratto di pista ciclabile, che comunque è già stata realizzata e che è su via Le Crespi. Come voi sapete tutti, è molto utilizzata, è comunque stata progettata in modo abbastanza sicuro, non ci sono attraversamenti pericolosi come quelli prospettati, vabbè, che avete chiesto di togliere, però senza ciclabile a senso unico, oltretutto su un unico tratto di via Imbonati dove esistono parecchi negozi, mi sembra un po' assurdo, anche perché anche le persone a piedi lungo il marciapiede, visto cosa sta succedendo sul tratto già fatto in via Pellegrino Rossi, dove ci sono le persone che camminano sulla pista ciclabile, le biciclette che camminano sul marciapiede, perché non c'è nessun tipo di barriera fra una e l'altra, oppure ciclisti che pensano di essere ancora sulla pista ciclabile proseguono su via Pellegrino Rossi sul marciapiede. Per cui, insomma, visto che abbiamo questa condizione, noi siamo contrari a questo progetto di riqualificazione, preferiremmo una continuazione dei parcheggi come già stato fatto nel primo tratto di via Imbonati con l'intervento del Maciachini Center, e poi siamo sicuri che comunque l'uscita di quel tratto di via Imbonati chiude a Vicolo Cieco, che dà accesso all'intervento, non è stato considerato minimamente. Lì mi sembra che si facciano parecchi parcheggi, e considerando che alla mattina e alla sera ci sarà l'afflusso di traffico solamente su via Imbonati, perché è l'unico sbocco, già è trafficata, andremo ad aggiungere ancora più traffico di quello che effettivamente c'è. Per cui, vabbè, adesso aspettiamo la replica del Presidente e poi decideremo, ma il parere così come è stato presentato è negativo. Presidente, sì. Grazie. Dunque, dalla Commissione è emerso che la pista ciclabile lungo la via Imbonati, proposta nel progetto, è stata letta come una cosa positiva.
non solo perché nel parere un anno fa era tra i punti invocati il parere negativo, ma anche perché il fatto di qualificare le vie che hanno una certa importanza nel nostro quartiere con l'introduzione delle piste ciclabili al loro interno è un fatto positivo. L'abbiamo messo nel piano della comunità sostenibile come priorità quella delle piste ciclabili, così come quella delle zone verdi. Per cui, da questo punto di vista, non mi impongo il problema se sia tutto sbagliato. Fa parte di quello che è un percorso che abbiamo deciso di fare. Colgo, tant'è vero che anche nel parere che abbiamo dato, abbiamo notato una certa problematicità del, del percorso della pista dopo Diacanto verso Piazza Macedonia. Tant'è vero che si propone nel parere di far terminare la pista all'altezza di via Conte Verde. È evidente che ovviamente nell'emendamento proposto da 5 Stelle, secondo me è tecnicamente non so cosa facciamo, ma è accettabile la parte che riguarda il miglioramento degli attraversamenti, la messa in sicurezza degli attraversamenti, quello lo trovo un suggerimento valido, però mi sembra che ridurre il percorso della pista ciclopedonale, ciclabile, scusate, fino diciamo così, alla sola via Magellano, senza arrivare fino alla via Cannero, mi sembra eccessivo, visto che natura anche la città di stessa. Evidentemente è vero che la pista lì ha dei problemi a passare, quindi toglie posti macchina perché il parcheggio, perché in quel tratto la sezione stradale di via Carlo Imbonati si stringe, mentre fino alla via Magellano la sezione stradale di Imbonati grosso modo è simile al tratto finale di via Primo Rosso prima del ponte, che oltre allo spazio del tram c'è anche un bel marciapiede. Sì, ma non ci stanno lì, mi ricordo che quando passava il tram in realtà il marciapiede era strettissimo e chi usciva dai negozi di fatto rischiava di finire sotto il tram perché c'era poco più di un metro di marciapiede. Quindi, essendo la pista ciclabile, è evidente che il parcheggio non dovrà esserci. Ora, sulla via come via Carlo Imbonati, la priorità che questa commissione ha dato in questo caso è quella di dare appunto la priorità alla pista ciclabile, ma non togliendo i parcheggi, perché comunque i parcheggi vengono garantiti nel tratto tra la via Conte Verde e la via privata Carlo Imbonati, dove c'è la città. Per cui è evidente che non si può avere sulla strada e pista ciclabile. Teniamo inoltre presente che comunque al di là di tutto i parcheggi comunque sono presenti in quella di Alcantara, sono regolamentati con le strisce blu che quindi in qualche modo hanno una funzione, diciamo così, di servizio anche agli utenti che vogliono utilizzare le strisce commerciali in sia Carlo. Non dimentichiamo che anche la via Magellano e la via Conte sono dotati di interventi con le nostre strisce. Quindi un po' di attenzione si dice parcheggiare, spesso molte volte perché l'automobile lungo via Magellano via Conte Verde per prendere la metropolitana per andare in cielo. Certo, non è che si trovi tanti parcheggi, no? Per cui non vedo un problema insormontabile di garantire il costo di parcheggio lungo la via Carlo. Per cui, devo dire la verità, ascolto parzialmente l'emendamento, se si può cogliere parzialmente, altrimenti chiedo di eventualmente dividere i due subemendamenti e optare per una seconda parte, cioè quella che riguarda la sistemazione di una sicurezza che deve essere sottolineata dai regionali lungo il controllo. Grazie. Thank you.
L'intervento che ho chiesto ci vorranno sicuramente degli oneri, quindi chi sta facendo l'intervento dovrà affrontare ancora dei costi e se si è limitato a fare quello che il progetto che ha già messo in opera, vuol dire che immagino che si sia già arrivato all'utilizzo totale di tutti gli oneri disponibili. Quindi bisogna proporre un progetto come quello di riqualificazione dell'attraversamento pedonale, bisogna comunque togliere appunto, credo, parte dei lavori in progetto sulle ciclabili. Quindi le confermo che mantengo l'emendamento così com'è. Quindi conferma l'emendamento in versione integrale. Mettiamo quindi in votazione l'emendamento a Newsday. Chiudiamo la votazione. 37 favorevoli 8, contrari 27, astenuti 2, respinti. Consigliere Belli. Grazie, per dichiarazione di voto, niente, visto che l'emendamento non è passato, era sicuramente migliorativo, vista la convinzione che un passaggio della pista ciclabile sugli embonati non sia non così problematico come ha descritto il Presidente della Commissione, e considerando che il passaggio verso l'altra pista di ciclabile di via Valleggio andrebbe anche a risolvere in parte il problema, perché attraverserebbe anche il parco di Vietrevi, per cui creerebbe maggior passaggio e maggior presidio su quel parchetto, visto che voi proprio continuate con le vostre idee che lì dobbiamo farci la pista ciclabile, anche se non ci sta, noi voteremo contro. Consigliere Latera, proprio per la terza? Sì, per dichiarazione di voto il Movimento 5 Stelle voterà contrario alla delibera. Mettiamo in votazione la delibera. Chiudiamo la votazione. Chiudiamo con favore che il CDL, nonostante sia l'opposizione, si mette al governo di Roma. Tutto il numero 5 la commissione territorio, seguito il numero di gruppo si tratta anche qua, vale discorso di prima, non è 12 ma è 9 settembre 2013, esaminata la documentazione tecnica
approvato a maggioranza la proposta di esprimere il parere favorevole in merito alle opere di urbanizzazione Stone Colony per interventi utilizzi concernenti la soglia del programma Cesta di Cocca. Trattasi di un intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione per la riqualificazione della viabilità adiacente all'intervento Cesta di Cocca. La sistemazione degli incroci, la realizzazione dei filari di alberi, la realizzazione di piste ciclabili, il rifacimento dell'illuminazione pubblica e dei marciapiedi. Voglio pertanto contesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla commissione. Ribadisco quanto detto in commissione. L'accordo del programma della Ticocca che riguarda l'istituto Vesta in realtà non si fa più, nel senso che non ci sarà più l'edilizia relativa alla, cioè, alla realizzazione dell'istituto Vesta, perché l'istituto Vesta di fatto dovrebbe, secondo le ultime notizie, andare al centro San Giovanni. Quindi siamo nel caso in cui non si fa, non si realizza l'edificazione, ma si fa una il caso unico che era questo, nel senso che avremo finalmente le strade e manterremo comunque la parte dove dovrà sorgere il nuovo ospedale. Da un certo punto di vista è una novità, quindi mi auguro che magari riesca a ripensare la questione e a tornare in questo tempo di andare verso i grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 5. Andiamo alla votazione. Presidente 36, favorevole 34, contrario 0, assenti 2, approvato. Siamo al punto 6, per essere alle ore 17, il giacciato per del che con il voto 25. Unita 5 settembre ha preso in esame la documentazione pervenuta dal settore metropolitano e verde con atti di protocollo generale 543 relativa alla richiesta di parere per la misura alle ore 17 anziché alle ore 22 del cancello del passo Carraio del condominio di via Polico 12. Tale richiesta, formulata dal condominio e successivamente avallata dal comando di polizia locale di zona 9, scaturisce da problematiche di ordine pubblico che si manifestano nelle ore serali all'interno dell'area di oggetto. I membri della commissione a maggioranza hanno espresso parere favorevole alla chiusura anticipata del solo cancello atterrabile, ritenendo però preferibile non chiuderlo prima delle ore 18, dal momento che anche il parcheggio, pur essendo in area privata, è asservito all'uso pubblico e come tale deve essere garantita la possibilità di sosta anche ad eventuali cittadini che svolgessero le proprie mansioni lavorative nelle vicinanze. Grazie Presidente, effettivamente su questo parco all'uso pubblico, che naturalmente è molto scomputo oneri, il problema si era posto già all'inizio della progettazione dell'intervento. Si trova chiuso in mezzo e per cui è necessario forse intervenire sulla chiusura. Però l'unico dubbio che mi veniva è l'altro accesso di via Varè, che mi sembra che sia pedonale ed è gestito, rimarrà aperto, sarà chiuso, seguirà gli stessi orari, perché se lasciamo aperto quella parte lì il problema della frequentazione e dell'ordine ci sarà sempre. Comunque va in contrasto con la vostra idea dei parchi sempre aperti a tutte le ore. Presidente Bono. Allora, la proposta di chiusura e il parere che diamo è per il solo cancello parabile. Resteranno quindi aperti i due cancelli pedonali. I problemi di ordine pubblico.
pubblico si manifestano perché accedono al parcheggio con auto, così da detto volume, anche perché gli orari di apertura sono fissi tutto l'anno, l'orario di chiusura è fisso per tutto l'anno 2022. Il problema è proprio perché quelle auto accedono al parcheggio tenendo volume alto e poi descrivono che era risultato centrale presenza di ragazzi che scambiano bustine, tutta mezzo, non è l'ambiente non è tranquillo anche perché anche un oggi si può entrare con l'auto, il passo carraio chiuso obbliga l'accesso a pieno. E comunque essendo spazio servito pubblico non ha senso chiuderlo, verranno aperti due accessi sia su uno su via Giolico pedonale e l'altro su via Varenna e sono due. Chiamiamo in votazione, c'è un commento che non so il problema, cioè lasci il pedonale e facciano lo stesso. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, assenti 0, approvato. Sostituiamo il consigliere Luzzi con il consigliere De Lorenzo come scrutatore. Passiamo al consiglio successivo. Parere relativo alla convenzione del verde pasquale e alle persone di Sanzani 2 e 4 via Vento. La parola al presidente della commissione Motta. Grazie Presidente. Allora, si tratta di tre progetti di ampliamento di aree e miglioramento di aree gioco attrezzate, quindi e in particolare sono tre che abbiamo potuto vedere in commissione. Le tre aree sono Giardino Vanda Osiris, che aggiungerebbe un pezzo di area attrezzata, Giardino Murat Populonia, che implementerebbe i giochi nell'area già presente e a cui ha fatto richiesta di aggiungere una recinzione di quelle basse in legno, dal momento che si presta ad essere attraversato perché le stradine si tirano intorno al giardino per ricongiungersi subito all'area attrezzata, per ricongiungersi dopo, quindi è facile che si possa scegliere di attraversarlo. In più è adiacente vicino ad un'area piana, qui se chi attraversa fosse anche l'Italia con piane sarebbe quasi un invito a trasgredire perché non potrebbero accedere i cani a reale gioco, non possono accedere a la terza area invece di Ale Suzzani è la trasformazione di un campo di basket in un'area attrezzata al gioco per bambini. La scelta è data anche dal fatto che ce n'è un altro di campo di basket nelle immediate vicinanze. E in commissione è nata l'idea di prevedere che per tutte e tre le aree gioco e per qualunque futuro intervento di manutenzione straordinaria che prevede l'ampliamento o il miglioramento di aree gioco si possa studiare, valutare la necessità che noi riteniamo quasi obbligata di inserire negli spazi una struttura accessibile anche a bambini o ragazzi diversamente abili. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo messi
33, con quella 33, con 30, 70, approvato. E passiamo al punto numero 8, spostamento della festa di via di quartiere da piazza Trifuzzana alle Recagano da Suzzana. Sì, abbiamo fatto la commissione in cui abbiamo stabilito lo spostamento da piazza Trifuzzana a Recagano. Per quanto riguarda la festa di via proposta dal movimento sportisti del 29 settembre. Oggi è arrivata una segnalazione da parte della Sera Suprana di una proposta alternativa perché la Lega Granda la considerano dal punto di vista viabilistico non sicura. Quindi l'associazione dei movimenti sportisti e la vigilanza urbana con il documento nella persona del dottor Paolo Girardi propongono non più lo spostamento in via Granda ma in via Veglia tra da Piazza Caserta e delle Marche. E quindi c'è questa rettifica sostanziale perché di fatto la vigilanza urbana ha detto che sostanzialmente la Pianta Granda, secondo loro, meno con il comandante graduato, ritiene la Pianta Granda non sicura e quindi hanno mandato una documentazione IS-12 chiedendo una rettifica di quello che hanno fatto la giustamente in commissione. Quindi la proposta ultimativa è quella appunto con la rettifica del dispositivo e fare in modo che la festa venga il 29 settembre in via Veglia, che è la festa di via Veglia tra una Piazza Caserta e la Grazie. Grazie Presidente. No, io ho solo una domanda per il Presidente perché ricordo che durante la commissione i proponenti hanno proprio si erano proprio espressi con le parole dei vigili, cioè avevano il permesso dei vigili e quindi adesso non capisco che cosa sia cambiato rispetto al primo parere positivo della vigilanza. Presidente Petruccio. No, è stato un luogo con due funzionari, poi questo settimana scorsa, diciamo che il comandante di tutta la zona ha ritenuto con questo scritto che comunque questa Pianta Granda non sia sicura per il passaggio dell'ambulanza eccetera. Di fatto, tra virgolette, smentendo un po' questo sopralluogo precedente. Quindi dal punto di vista che ho scritto del dottor Paolo Girardi e agli altri, quindi il consigliere può prendere visione, c'è un scritto qui. Si dice da firma Paolo Girardi che essere un punto non più della Granda per questo parente contrattivo è graduato. Non fare questa festa di via il 29 settembre in Piazza Granda, ma spostarla in via Veglia, con l'accordo con gli studenti eccetera, quindi è solamente una rettifica. Mettiamo in votazione. Ma non c'è la vediamo la votazione del 34 passiamo all'ultimo, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Consigliere Capogruppo la terza. Sì, ma una curiosità, ma non deve essere emendata visto la delibera di prima, nel senso non deve essere in qualche modo emendata da qualcuno o no così direttore di Torsesa
Presidente? Sì, no, abbiamo ritenuto di fare una rettifica in quanto si tratta di un elemento sostanziale, ma perché sono arrivati dei documenti successivi da parte della polizia locale dei quali si prende atto e che sono stati presentati e comunicati dal Presidente della Commissione, di conseguenza cioè, la rettifica non è un vero e proprio emendamento. Passiamo al punto. Votiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 9, approvazione dell'iniziativa presentata dalla PS degli Orti Cascinalbana per la realizzazione dell'iniziativa denominata Festa alla Doccia. Consiglio, in data 23 agosto 2013, si riunita la Commissione Commercio e Attività Produttive, che ha approvato a maggioranza la richiesta di finanziamento formulata dall'Associazione di Promozione Sociale Gli Orti di Cascinalbana per lo svolgimento e la realizzazione di un evento festa che si svolgerà il 21 settembre 2013 alle ore 14 e alle ore 24 presso il parcheggio compreso tra le vie sicure e la La giornata, con scopo l'avvicinamento e l'aggregazione di numerose associazioni e comitati presenti nel quartiere della Bovisa e di Ascoli, come l'Associazione degli Orti Appunti della Cinalbana, i seminatori d'urbanità, il gruppo Coltivando del Politecnico di Milano, il Comitato La Goccia, la ciclofficina della Bovisa, la cooperativa sociale Aromi di Tutocampo, Orci Cichera e molte altre realtà. Si svilupperanno eventi musicali e corali con il coro di Vicene e la banda degli ottoni, cabaret con i pesci piccoli e per i bambini e adolescenti con i pesci piccoli. Ci saranno inoltre stati bandi, il mago delle bolle e materiale informativo sulla realtà dei gasometri e dell'area della goccia. La Commissione, vista la validità dell'evento, propone di sostenere l'iniziativa con un finanziamento MAP di 400 euro. Lo stralcio integrale dell'occupazione del suolo pubblico cosa compatibilmente alle risorse presenti all'interno del fondo in carico della zona. L'utilizzo della circa santeria per la realizzazione di locandine e manifesti per la pubblicizzazione dell'iniziativa nei limiti della disponibilità del budget assegnato sul 2009, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Poi pertanto questo onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra il descritto. Sì, grazie Presidente, il nostro partito propone un emendamento che vado a leggere. Eliminare dal testo il punto relativo al finanziamento MAP di 400 euro e quello inerente alla concessione dell'utilizzo della Santeria Civica. Grazie. Grazie, se consegna l'emendamento. Sì, anch'io non capisco questo emendamento, visto che c'è stata una discussione in commissione, da dove viene, per quali motivazioni adesso c'è questa proposta di stralciare sia il contributo sia la civica stamperia. Grazie. L'emendamento recita così: eliminare dal testo il punto relativo al finanziamento MAP di 400 euro e poi inerente la concessione dell'utilizzo della Santeria Civica, quindi rimarrebbe solamente l'abbattimento della quota. Presidente, io mantengo integralmente la dispositivo. La proposta è mantenere. Lui non ha scelto di
poi si fa dare la soluzione, sì. Se non ci sono interventi, mettiamo il video. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dichiarazione di voto. Noi voteremo contro l'emendamento perché riteniamo che comunque sia da aggravare l'iniziativa fatta dai cittadini dell'associazione degli ordini di Cascina Albana che ha coinvolto